Buongiorno ai nostri telespettatori, buon inizio settimana, ben ritrovati a Prima Notizia, il nostro primo appuntamento con l'informazione sulla nuova TV e le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che andremo a leggere insieme andando ad approfondire alcuni temi come nel caso naturalmente dell'emergenza epidemiologica, così come ci ritroviamo a vivere l'andamento in Basilicata, e dove il tasso di positività è in calo, ma superata quota 20.000 alla voce, scusate, casi attivi, nessun decesso e ci sono 3 ricoverati in più negli ospedali. Stabile comunque la situazione nelle terapie intensive. Sentiamo Michelangelo Russo. Anche in Basilicata, come in tutta Italia, la curva inizia la discesa verso il basso, anche se ancora troppo lentamente, superata per la prima volta la quota di 20.000 casi attivi. Le buone notizie dall'ultimo bollettino della Task Force regionale sono rappresentate dallo zero alla voce decessi, mentre sul fronte contagi su 5.676 tamponi processati tra antigenici e molecolari sono emerse 789 positività al Covid, 435 i lucani guariti. Per quanto concerne l'occupazione dei posti letto, la Basilicata è al di sotto della soglia critica, con 95 ricoveri, di cui 2 nella terapia intensiva dell'ospedale di Matera, entrambi non vaccinati. Un solo paziente non vaccinato invece è allettato nella rianimazione del San Carlo di Potenza. Resta alta l'attenzione sulle case di riposo, in particolare sulla struttura per anziani di Senise, Madre Teresa di Calcutta, dove su 39 ospiti sono risultati positivi in 15, più 2 operatori. Sul fronte tamponi, l'hub di Potenza si sposta da Viale dell'Ateneo Lucano al parcheggio comunale di Viale dell'Unicef. Lo ha comunicato l'azienda sanitaria di Potenza di concerto con la Regione Basilicata. Nella nota è anche specificato che l'accesso alle postazioni avverrà dalla rampa in direzione Verderuolo. Gli orari rimangono identici rispetto alla vecchia sede, che non sarà più operativa. Alla base della scelta, la necessità di decongestionare l'area delle tende del Qatar, dove si continueranno a somministrare i vaccini anti-Covid. Bene, e dopo questo nuovo aggiornamento sull'emergenza Covid in Basilicata, ci spostiamo in edicola, cominciamo la nostra rassegna stampa andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud, che si occupa di politica, l'etica politica in quarantena. Naturalmente in primo piano c'è il caso del DG dell'ARPAB Antonio Tisci, che come sappiamo si era presentato al lavoro con una positività accertata ed è stato rimosso proprio nella giornata di sabato dal presidente della regione Vito Bardi. C'è una nuova analisi da parte della Nuova del Sud che noi leggiamo insieme. Allora, vediamo. Da Tisci neanche un senso di vergogna e un passo indietro, mentre Bardi, dopo le parole dette in consiglio regionale, smentisce se stesso, neanche il coraggio di licenziarlo in tronco, eppure la Lega scarica il presidente tentenna. Poi vediamo ancora. Mi appello proprio a quel concetto di etica e di estetica pubblica che ho più volte ribadito, un valore repubblicano che deve guidare ognuno di noi. Questa mozione di censura è un legittimo atto politico che chiedo alla maggioranza di respingere proprio a causa della strumentalità che ho provato ad evidenziare. Questo non vuol dire coprire errori, atteggiamenti e parole sbagliate che non saranno più tollerate e che non dovranno più ripetersi. Se vi saranno elementi oggettivi, ulteriori sbavature, non mi sottrarrò a decisioni severe. Questo dunque è stato il messaggio che dato dal Presidente della Regione Vito Bardi nel momento in cui in precedenza, qui c'è la data, il 4 novembre del 2021, fu discusso in Consiglio regionale la sfiducia al DG Tisci.
E poi vediamo, c'è il punto di vista di Nino Grassimo, l'ennesima occasione persa. Naturalmente in questo caso andremo ad approfondire questo titolo che letto così ci potrebbe insomma dare tante indicazioni, ma potremmo sbagliare e non arrivare a quella giusta. Positivi sopra quota 20.000, ma il virus rallenta la corsa, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Ancora ci occupiamo di cronaca, studio dell'Istituto Superiore di Sanità sul lago Pertusillo che è contaminato da idrocarburi del petrolio. E poi paura nel centro storico di Bella, casa in fiamme, sgomberata famiglia con all'interno quattro bimbi. E c'è un'ampia fascia dedicata allo sport, al campionato di calcio di Serie C. Naturalmente ieri ci sono state le gare per Potenza e Picerno, sono comunque brividi, scrive La Nuova. Il Picerno annienta il Monopoli e rivede i playoff, il Potenza illude, poi la Virtus però lo travolge. Vediamo invece cosa è accaduto nel campionato di Serie D. Tensione a mille nel derby, ieri c'è stato il derby Francavilla-Rotonda, il Francavilla sbanca i Lupi del Pollino con Croce, ma dopo la gara Sassi contro i Pullman dei sinnici. Calcio ancora, campionati regionali, nell'eccellenza Matera Grumentum avanti tutta, promozione Città dei Sassi in fuga. E poi c'è il volley di A2, la Cava del Sole, Lago Negro sconfitta a testa alta contro la capolista Bergamo. Andiamo a pagina 5 e ci occupiamo nuovamente dell'emergenza coronavirus. Positivi sopra quota 20.000, continua a salire il numero dei casi attivi in Basilicata, ma il virus però rallenta. In calo il tasso di positività, 789 nuovi contagiati, nessun decesso. Ci sono 3 ricoverati in più negli ospedali. E poi c'è una nota naturalmente sindacale, serve confronto per tutelare e valorizzare gli infermieri, e questo lo dice l'OPI Potenza. Approfondiamo ancora, soltanto 3 i pazienti assistiti direttamente nelle terapie intensive non sono vaccinati, tamponi attivo da oggi lab a Potenza in viale dell'Unicef. E poi cambiano le regole anti-Covid, scuola dimezzata la durata della DAD che passa da 10 a 5 giorni, danneggiata la tenda usata per la somministrazione dei test a Lavello. E quindi questo è il sommario che fa riferimento all'articolo che abbiamo detto, di cui abbiamo letto il titolo prima, dell'ordine professionale degli infermieri. Eccolo qui il caso Tisci. Bardi difende l'indifendibile, su Tisci bagarre politica e un presidente che smentisce se stesso, lo abbiamo letto ampiamente in prima relativamente al fatto che già in precedenza il DG dell'azienda per l'ambiente, dell'azienda regionale per l'ambiente, era finito nuovamente dei guai ed era stato sfiduciato. E poi c'è il punto di vista di Nino Grasso che si occupa nuovamente di questo caso ARPAB. Bardi perde l'ennesima occasione per far prevalere l'etica politica alla quale lui stesso si era appellato nel discorso in Consiglio regionale. Anziché licenziarlo in tronco per gravi violazioni di legge, fa notare Nino Grasso, il Presidente della Regione si è limitato a sospendere il DG Tisci mentre ci si interroga sulle responsabilità politiche dell'assessore all'ambiente Rosa, del direttore dell'agenzia, è stato il grande mentore, perché sappiamo comunque che il partito a cui fa riferimento Tisci è proprio Fratelli d'Italia ed è lo stesso partito a cui fa riferimento l'assessore regionale all'ambiente e all'energia Gianni Rosa. E noi andiamo avanti con i nostri approfondimenti realizzati dalla redazione della Nuova TG, contaminazione da idrocarburi, l'avevamo letto in prima, e quanto è stato rilevato da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità nelle acque del Pertusillo. A lanciare l'allarme il senatore lucano Lomuti. Sentiamo Alessandro Panuccio.
Il lago del Pertusillo contaminato da idrocarburi da petrolio è quanto emerso in uno studio realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, reso noto dal senatore lucano Arnaldo Lomuti, capogruppo in commissione Ecomafie. Il report è frutto del lavoro del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ISS in collaborazione con la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma, con l'Istituto delle Regioni Puglia e Basilicata di Zooprofilassi Sperimentale e con il Department of Food Biosciences. Per la prima volta è stato utilizzato il sistema del telerilevamento di fioriture algali con tecnologie innovative, fra cui l'utilizzo di dati satellitari. Siamo di fronte alla certificazione del fallimento dell'assessore all'ambiente Rosa e del dirigente dell'ARPAB Tisci, evidenzia il senatore lucano. La tutela della salute viene prima di tutto. Lomuti da parte sua ha espresso la volontà di intavolare con il presidente della regione Bardi un confronto per avere chiarimenti e capire quali siano le azioni che il governo regionale intende mettere in atto. Il Pertusillo fornisce acqua potabile a più di 3 milioni di persone, conclude preoccupato l'esponente pentastellato. Pertanto la presenza di questo bacino in prossimità di un impianto di estrazione del petrolio rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica. Eccoci qui, siamo ritornati in studio, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Siamo a pagina 6 e ci occupiamo della transizione ecologica. Non può avvenire senza ricadute e opportunità per la Basilicata, lo dice Summa della CGL. Di Basilicata appunto, la nostra regione maggiore produttore di gas e olio d'Italia ne deve diventare parte attiva. E andiamo ancora avanti, siamo a pagina 9, 8 imprese su 10 entro la prima metà del 2022, dati diffusi dall'Istat sulle prospettive del comparto produttivo lucano. E poi ancora piani digitali allo stato insussistenti, Basilicata in coda nella classifica italiana, la UIL, quando si crea l'agenzia pubblica, questo se lo chiedono Vincenzo Tortorelli e Giancarlo Vainieri, il primo è il segretario generale della UIL, il secondo è il responsabile del centro studi della UIL di Basilicata. E siamo a pagina 12, abitazione in fiamme, paura nel centro storico di Bella, a prendere fuoco la canna fumaria, sgomberata una famiglia di 6 persone con all'interno 4 bambini, per precauzione evacuate per alcune ore anche le abitazioni circostanti. E c'è stato un incidente mortale sabato sera a Lavello, era onesto, allegro e con tanta voglia di vivere, ancora una vita spezzata di sabato. Lavello piange il 37enne Michele Capotorto, morto sulla provinciale 52. E siamo allo sport, ci occupiamo naturalmente del campionato di calcio di Serie C, una sconfitta ed una vittoria, questo il bilancio delle due formazioni lucane nell'ultima giornata di campionato. Il Potenza torna a mani vuote dalla trasferta di Francavilla Fontana contro la Virtus, la formazione di mister Arleo è stata battuta per 4-1, nonostante l'illusorio vantaggio firmato da Sepe poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la Virtus Francavilla ribalta il punteggio con Patierno al 50esimo, poi la sfortunata autorete di Matino al 65esimo, nel finale ancora Patierno all'85esimo firma il 3-1 per i pugliesi, che al 92esimo calano il poker con Prezioso. Successo rotondo per il Picerno, che manda al tappeto il Monopoli per 3-0. Parigi apre le marcature al quarto, raddoppio di Allegretto al 26esimo nella ripresa e D'Angelo al 60esimo a fissare il punteggio sul definitivo 3-0. E andiamo a vedere come sono state trattate queste notizie sportive sul quotidiano La Nuova del Sud. Queste le due pagine dedicate alla gara del Picerno. La Leonessa sbrana i gabbiani, primo successo del 2022, il Picerno che si sbarazza del Monopoli con un perentorio 3-0, in gol Parigi, Allegretto e
d'Angelo. E poi andiamo a leggere i consueti sommari. Rossoblu consolidano la posizione ai playoff agganciando Taranto e Juve Stabia a quota 31 punti e partenza sprint per i padroni di casa che sbloccano il punteggio dopo appena 4 minuti di partita. E vediamo invece la gara del Potenza, che non riesco a trovare la pagina, evidentemente non è stata caricata. Noi andiamo avanti e invece andiamo a vedere, facciamo il riassunto di questa 25esima giornata di campionato con le schermate. I risultati della 25esima giornata del girone C di Serie C. Bari-Messina 1-2, Campobasso-Palermo 2-2, Catanzaro-Avellino 2-0, Foggia-Fidelisandria 1-1, Juve-Stabia-Latina 1-0, Monterosi-Taranto 2-1, Picerno-Monopoli 3-0, Turris-Catania 1-3, Virtus-Francavilla-Potenza 4-1, Vibonese-Paganese 0-0. La classifica: Bari in testa con 51 punti, secondo posto per Virtus Francavilla 43, poi Catanzaro, Avellino e Monopoli 42, Turris e Palermo 39, Juve Stabia, Taranto e Picerno 33, Foggia e Latina 32, Catania 29, Monterosi e Campobasso 27, Paganese 23, Messina 22, Fidelisandria 19, Potenza 18, chiude la Vibonese a 16. Ed eccola qui la pagina dedicata alla gara di ieri che ha visto scendere in campo il Potenza. Dura solo un tempo, dice la nuova rossoblù, solidi e reattivi nella prima frazione chiusa in vantaggio con il gol di Sepe. Nella ripresa la Virtus Francavilla schiaccia i Leoni e li travolge con 4 gol, doppietta di Patierno. E naturalmente vi ricordiamo l'approfondimento delle gare, l'approfondimento sportivo di questa sera alle 20:45 con Stop and Goal. Ci saranno accesi i riflettori naturalmente su questa fase di campionato e naturalmente su questa ennesima sconfitta del Potenza, che comunque arrivava alla gara di ieri dopo una bella vittoria. E siamo al campionato di calcio di Serie D con il derby che c'è stato tra Francavilla e Rotonda. Croce risolve la pratica derby, il Francavilla batte Rotonda al Di Sanso e in camera 3 punti che lasciano i sinnici a contatto con le big del torneo. E come potete vedere nel taglio alto di questa pagina ci sono tutti i dettagli di questa gara importante. E noi vogliamo fare proprio un consuntivo del campionato di Serie D andando a vedere risultati e classifica anche in questo caso. I risultati della 22esima giornata del girone H di Serie D. Bisceglie Gravina 2-3, Brindisi Nocerina e Casarano Nardò rinviate, Fasano Lavello 2-0, Molfetta Virtus Matino 5-0, Nola Cerignola 0-2, Rotonda Francavilla 0-1, San Giorgio Mariglianese 1-0, Sorrento Bitonto 4-1, Altamura Casertana 3-1. La classifica: Cerignola in testa con 48 punti, segue il Bitonto a 46, poi Francavilla 41, Fasano 40, Gravina 39, Molfetta Casertana 32, Sorrento 31, Nocerina 29, Lavello 28, Mariglianese 26, Altamura 24, San Giorgio 23, Nardò, Nola e Rotonda 22, Casarano 21, Bisceglie 20, Brindisi 15, chiude la Virtus Matino a 12. Il Sud KO a testa altissima, Cave del Sole Lagonegro sconfitta al quarto set dalla capolista Bergamo che trema però nel finale, un'occasione persa dunque per i valnocini che ci mettono un po' a carburare prima di aggiudicarsi il terzo parziale e giocarsela poi al quarto. E prima di andare a leggere l'altro quotidiano regionale ci sono le previsioni meteo.
Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, giornata particolare perché vedrà il passaggio rapido sull'Italia di una perturbazione in arrivo dal nord Europa che si farà sentire anche in termini di vento. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia e come vedete tornano un po' di nuvole, inizialmente nell'Italia centrale ma poi in trasferimento anche verso il sud Italia. Il nord invece ancora una volta sarà saltato per l'arco alpino che ci protegge dal passaggio di queste perturbazioni quando arrivano da nord. Precipitazioni, torna qualche goccia di pioggia sull'Italia, però principalmente nelle regioni centrali, specie versante adriatico e poi al sud, mentre il nord ancora una volta resta a secco, invece al nord avremo un gran bisogno di piogge. Quindi in definitiva ci attendono lunedì che al nord e sull'Alto Tirreno vedrà ancora ampie zone di sereno, solo qualche nuvola sulle cime alpine di confine lì con qualche fiocco di neve. Invece situazione più variabile sul medio adriatico e nel sud peninsulare, con nuvole, precipitazioni, anche qualche fiocco di neve sull'Appennino centrale, però attenzione, sarà anche un lunedì particolarmente ventoso anche nelle regioni settentrionali, specie al nord-ovest dove si farà sentire il fön, e proprio al nord temperature in aumento, ma anche al centro-sud valori tutto sommato abbastanza miti. Per i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebimeteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. E come vi avevo anticipato, leggiamo insieme il quotidiano del Sud che nel taglio alto si occupa naturalmente della questione Tisci. Vediamo: sospeso e non cacciato Bardi, spiega perché il presidente dell'ARPAB non si dimette e prepara una agguerrita battaglia legale contro la regione. Partiti e sindacati chiedono al governatore di attuare un provvedimento esemplare. E poi c'è il Covid legale alla situazione nelle scuole. Da oggi le nuove regole del governo, Covid, scuola e Green Pass, cosa cambia in Basilicata? Lotta al Covid, gli infermieri chiedono un aiuto economico. E poi ancora Viggianello, muore Bonafini, scusate, per 25 anni sindaco e dirigente della Democrazia Cristiana. Sbalzato dall'auto muore un giovane, non ci sono altri mezzi coinvolti. Volte ancora non definite le cause della tragedia, fatale incidente a Gaudiano nel territorio di Lavello al confine con la Puglia sulla provinciale che collega a Minervino. E poi vediamo ancora la Irsina, la collezione degli svincoli pericolosi, nuova insidia per le auto. Sanremo, successo fino alla fine, il triplete di da brividi di Amadeus, quindi riferimento anche alla cronaca nazionale. E poi vediamo insieme lo sport. Picerno, 3 punti e Profumo di alta classifica, Potenza travolto, l'illusione dura un tempo. E poi per quanto attiene la Serie D, il Francavilla passa a rotonda, Sasso colpisce il suo pullman, Clavello poca sostanza, sconfitta senza alibi, Martinez decisivo, Matera senza Patemi. Questo dunque era la prima pagina del quotidiano del Sud. E prima di andare a leggere i quotidiani nazionali, qualche istante di pubblicità, ma rimanete naturalmente con noi. Pisani Carto Market, da oltre 80 anni un mondo di passione, colore e professionalità. Nel nostro store trovi davvero tutto, prodotti per la scuola, l'ufficio e per i tuoi regali. Migliaia di proposte selezionate tra i migliori brand del settore. Pisani ha anche Office Design, un ampio showroom per scegliere con cura e costi chiari come arredare il tuo ufficio. Pisani Carto Market è in via della Chimica numero 9 a Potenza. Se hai partita IVA ti aspettiamo anche nel nostro moderno cash and carry in Contrada Santa Loia, Tito Scalo.
Con l'app Temparossa puoi controllare con un click i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio di aria, rumore e sottosuolo presenti nel territorio della concessione Gorgoglione. Resta aggiornato, in completa trasparenza, sulla qualità dell'ambiente in cui vivi. Scaricala adesso dall'Apple Store e Google Play. Il controllo ambientale è nelle tue mani. Eccoci rientrati in studio, continuiamo la nostra rassegna stampa, c'è il Corriere della Sera, quale primo quotidiano nazionale che andremo a leggere insieme. In primo piano c'è una foto, notizia su Sanremo, il festival, i numeri record e qualche segnale. La nuova Italia di Sanremo, dice il Corriere, quando Amadeus era ragazzo il festival era considerato dai suoi coetanei una roba per vecchi, faceva numeri straordinari anche allora però, e non solo perché non esistevano il web e lo streaming, questa l'analisi di Lanfranchi, Franco e Volpe che troveremo all'interno di questo quotidiano. E poi ci sono i fondi anti-rincari e i partiti che premono e il governo che frena. Salvini un anno per rilanciare il centrodestra. E per quanto attiene la politica, la linea di Franco, interventi senza toccare il bilancio. E poi c'è una foto dedicata al Vasco Rossi, gli auguri, il simbolo del rock, giovane per sempre, Vasco 70 anni e chi ci crede, dice il Corriere della Sera. Andiamo a Repubblica. Kiev, Salvini apre a Mosca, il leader della Lega, fondamentale avere buoni rapporti con i russi. Di Maio si impegna a fermare la guerra o l'Italia ci rimetterà. I partiti della coalizione divisi, i bonifici a Renzi anche dall'uomo che ha organizzato il vertice con Putin, consulenze regolari. E poi ancora andiamo a leggere, allora Libero. Il Covid non c'entra più, la sinistra usa il Green Pass come arma politica, gli Speranza Boys, carta verde oltre lo stato d'emergenza, il piano rafforzare Novax e mettere in difficoltà Lega e Fratelli d'Italia. E vediamo qui nella spalla l'intervista di ieri da Fazio, a Che Tempo Che Fa, a Papa Francesco. Fazio tira il Papa per la tonaca, però Francesco lo perdona, l'intervista su Rai 3. E poi ancora andiamo avanti, leggiamo il Fatto Quotidiano. Renzi, altri 1,1 milioni da sauditi e soldi da una società cinese, senatore a gettone. I nuovi bonifici segnalati dall'antiriciclaggio. E lo vediamo qui nell'immagine all'ex premier Matteo Renzi. L'anno nero di Draghi, dice il Fatto, tra PNRR, crisi, Unione Europea e PIL. Leggiamo insieme Domani, in primo piano c'è il ministro Lamorgese, la ministra intoccabile, dice Domani, misteri italiani, l'assalto alla CGIL, le manganellate agli studenti inermi, Lamorgese non riesce a gestire le piazze ma resta al suo posto e sui migranti ha tenuto la stessa linea comunque di Salvini. Questa dunque l'interpretazione scusate, del Domani di Feltri, l'Italia contro il nucleare, l'Europa torna al carbone, caro bollette, Parigi e Berlino aumentano la produzione fossile mentre Roma è ancora bloccata dai pregiudizi. E poi la politica, il centrodestra esiste, solo guidato da Forza Italia e con Berlusconi libero, questo l'appello dei signores azzurri. Andiamo ancora, vediamo e leggiamo insieme L'Avvenire, custodi della vita, oggi giornata nazionale promossa dalla CEI, invito a proteggere le esistenze più fragili e indifese dai nascituri agli anziani e a tutti coloro che sono segnati dalla vulnerabilità. Il Sole 24 Ore, Italia senza figli, lancia l'allarme, nascita impicchiata al sud, meno 40% negli ultimi 20 anni, tasso di natalità 2021, meno 27%.
27,7% in media sul 2002, meno 136.000 bambini, record a Barletta e in Sardegna, resistono Parma e Bolzano. L'allarme in questo caso è del presidente Mattarella. E poi ci sono i quotidiani sportivi sulla Gazzetta dello Sport, l'allegria della Juve che ha vinto la gara con Vlahovic, il nuovo acquisto, la nuova Juve già quarta, va in gol dopo 13 minuti e la squadra decolla, segna anche Zaccaria, Verona affondato, Max, lo scudetto ormai è troppo tardi, è ricominciato un altro campionato, dice la Gazzetta. E qui invece c'è l'altro, Inzaghi, Brescia terzo ma Super Pippo salta. E vediamo per quanto attiene l'Inter, Inzaghi, i cambi da record fanno discutere, questo appunto il giudizio della Gazzetta dello Sport sui i cambi che vengono attuati durante le gare da Simone Inzaghi. Milan, Giroud supera la prova del 9 e Pioli ci crede, Napoli giù la maschera, ora Osimhen sfida la regina. Questo dunque è l'ultimo quotidiano che abbiamo letto insieme, quello sportivo del lunedì, immancabile viste le gare che si sono disputate nel weekend. Da parte mia è tutto, si chiude qui Prima Notizia, l'informazione sulla nuova TV torna alle 10 alle 12 con i nostri TG Flash, prima del nostro telegiornale in studio, quello delle 13.50 su la nuova.net, tutti gli aggiornamenti in tempo reale, grazie per la cortese attenzione, a tutti voi ancora un buon inizio settimana e una buona continuazione di giornata. Arrivederci.